bentornati qui sul canale di Granas, sono Mateus, senza David. E come potete aver visto sulle mie storie di Instagram, vi avevo anticipato che avrei fatto un video, avevo fatto un sondaggio con il quale chiedevo se volevate un mio nuovo video. Ha vinto con l'89% di voti sul sì, il sì, appunto, quindi scontato, ha vinto con l'89% dei voti. Niente, vi ho chiesto anche di lasciarmi qualche domandina che io ora ho messo qui su questo bellissimo PC che non è il mio, un Mac, fa schifo il Mac. Mi scuso subito per la qualità audio video, ma sto registrando con una GoPro Hero 3. Sempre prima di partire con il video vi ricordo di seguirmi su Instagram, iscrivervi al mio nuovo canale personale perché probabilmente i miei prossimi video verranno caricati lì. Inoltre, dato che sono povero come la merda, vi lascio il link di un'applicazione qui che conta i passi e vi pagano. È tutto vero, non ci sono bugie, vi danno dei coin che potranno essere spesi sul loro sito, cioè sul loro store ufficiale appunto dell'applicazione, dove potrete prendere tante belle cose. Io voglio il seme di avocado, quindi iscrivetevi con il mio referral, anche se non camminate, non fa niente, iscrivetevi, mi date 5 sweat coin, si chiama così l'applicazione, poi la cancellate il giorno dopo, non è un problema, intanto iscrivetevi, grazie mille. Adesso partiamo con il video, la prima domanda ce la fa Giacomo Di Loredo che ci chiede: raccontaci un po' che fine hai fatto. Che fine ho fatto? In pratica ho avuto un anno abbastanza intenso perché ho lavorato, ho fatto il cameriere in un ristorante vicino casa, quindi da quel punto di vista era comodo, e frequentavo l'università. È andata discretamente, diciamo, per quel che mi sono applicato ho preso il giusto, cioè la media del 25-26. Ma in questo momento non sono più a Roma, appunto perché mi sono fidanzato ufficialmente, tutto quanto, è già prefissata la data di matrimonio e sarà nel 2013. Niente, mi sono trasferito a Lucca per stare più con lei. Comunque sto lavoricchiando anche qui e non ho fatto YouTube, come avete ben potuto notare, cioè non c'è bisogno che io ve lo dica. La prossima domanda ce la fa Giovanni Lupato, che mi chiede quanto è forte Icardi. Io continuo a dire: la prossima domanda ce la fa, ma in realtà c'è a chi che David non ci sta. La prossima domanda me la fa Giovanni Lupato, che appunto mi ha chiesto quanto è forte Icardi. Io ti dico: un botto, sì, una cifra, spacca i culi. La seguente domanda è di un soggetto che voi conoscete bene, ovvero Daryl, che saluto molto. Se tu ridi un'altra volta ti lancio qualcosa. E mi chiede quando è che tornerò a giocare a LOL per prendere il gold, sempre se mi ricordo come si fa. No, non mi ricordo come si fa perché è una cifra che non ci gioco e non ci posso giocare, dato che il PC è una merda e mi lagga il mouse. Se sapete, cioè il problema del mio mouse, in pratica vado lì e va a scatti. Cioè va a scatti solo su League of Legends, per il resto va bene. Non so perché su League of Legends sfancula per cazzi sua. Se sapete come risolvere il problema, o comunque siete pratici e potete darmi una soluzione, un link, un'alternativa, qualche cosa, ditemelo, perché vorrei tanto tornare a giocare a LOL. La prossima domanda è di Pierlu, che mi chiede se avrò continuità. Non so risponderti bene a questa domanda, ma la risposta che posso darti ora è: spero di sì. È una mia intenzione abbastanza seria quella di tornare su YouTube, perché è figo, cioè non mi è mancato, e ogni tanto sfogarsi con qualcuno è carino. Ovviamente non so ancora la tipologia di video che farò, ma per sapere di più e scoprire comunque il coming soon che ci sarà nella mia vita, iscrivetevi sempre nel mio canale personale e niente, poi vedremo da lì. Luca Stocco 19 mi chiede se non mi è mancato l'affetto dei miei iscritti in questo periodo senza la YouTube. Sì, mi è mancato parecchio. Diciamo che si era formato un bel legame tra di noi, anche perché siamo stati sempre persone alla mano e tutto quanto. Da un momento all'altro siamo spariti, sono sparito, non mi abbiamo dato spiegazioni se non un anno dopo, e diciamo che è stato un peccato, perché appunto quello che si era creato, una piccola community tutta nostra, era una cosa fantastica. E il rammarico più grande mio è appunto quello, perché come ben sapete a sordi guadagnavo una sega, a viaggiare in Italia non è che mi è interessato più di tanto. Cioè l'unica cosa a cui potevo tenere più di tutto era appunto il legame che si era creato tra di noi, e spero di riuscire a restaurarlo in qualche modo, anche se so che è difficile, ma uno ci prova e tentar con nuoce. Chi va piano passando e va lontano, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Benny mi chiede perché hai deciso di tornare. Per lo stesso motivo che ho detto pochi secondi fa. Mi manca un po' tutto. Mi manca proprio tutto qua, tutto YouTube. Il fare video, sbraità montando i video, ritagliare le domande. No, quella l'ha fatto lei. Manca, cioè è una cosa che mi manca, che mi è sempre piaciuta, che ultimamente era diventata, cioè negli ultimi periodi era diventata più un doverlo fare piuttosto che farlo per il piacere di farlo, appunto. E invece ora non è così, perché non è così, non è più così, è passato tanto tempo, mi è tornata la voglia e non mi sento più obbligato verso nessuno, e porterò il cazzo che mi piace a me o il cazzo che piace a voi, che a me va bene però. Tosonge o Tosoni, non lo so come si pronuncia, scusami, mi chiede: film o serie TV preferita? Film, i primi due Bad Boys, anche gli unici due purtroppo, dicevano che
magari doveva uscire un terzo, non so quando. Lo spero tanto perché è appunto il mio film preferito. Bad Boys 1 e 2, se non l'avete visto, guardatelo ora. E la serie TV preferita sono due: Dexter e True Detective. Christian mi chiede il ritorno su Twitch. Allora, sarei voluto tornare anche su Twitch tramite Black Ops, perché ho visto che è un gioco molto figo. Purtroppo ancora non l'ho acquistato. E hanno messo lo stile Battle Royale e tutto quanto. Poi sapete, il MacOD mi è sempre piaciuto, quindi era una mia idea. Quindi volevo riniziare con quello, solo che purtroppo non ho l'attrezzatura adatta, quindi penso che slitterà di un bel po', diciamo, il ritorno su Twitch, ma tornerò, quello senza dubbio. Aknas mi chiede se potrebbe essere un possibile ritorno per i Grananas. Volentieri, sarebbe veramente un piacere rifare assieme a David qualche video. Purtroppo appunto adesso c'è la problematica della distanza, oltre che degli impegni, perché lui va all'università, studia medicina, si rompe il culo tutto il giorno sui libri. Io bene o male sto qui e lavoro, poi cioè comunque sto a Lucca, quindi non è che c'è la possibilità fisica di incontrarci per fare un video. Cercheremo di organizzarci magari ogni tanto, cioè una volta capiterà che ci incontreremo e magari in quel momento registreremo un video e lo metteremo sul canale dei Granos, ovviamente. Quindi questo qui dove state vedendo questo video, ma dove non vedrete i miei prossimi video. Quindi vi ricordo di iscrivervi al primo link che trovate, che è il mio canale personale. Ora la domanda che aspettavo da tanto tempo, che non mi ha fatto mai nessuno, e era strano perché era una delle domande che più mi aspettavo da voi, soprattutto dopo tutta l'assenza e tutto quanto, e già anche nell'ultimo video di YouTube in cui i video andavano a scemare, a svanire, mi aspettavo una domanda del genere che nessuno in realtà mi ha mai fatto. E finalmente qualcuno è riuscito a farmela, sono rimasto veramente stupito e contento allo stesso tempo. E la domanda ce la fa Lepore03 ed è: ma esistono ancora i dinosauri? No. La prossima domanda ce la fa MN Lvilla, che cosa porterai sull'eventuale nuovo canale? PS, ravioli 4 formaggi, buoni in culo, sì lo so, questo è solo per i vecchi iscritti, tipo lei, perché lei, non sapete che lei mi seguiva su YouTube? Sì, ravioli 4 formaggi sono la cosa più buona al mondo, e comunque, volevo arrivare qui. Allora, io non so di preciso cosa vi porterò sul nuovo canale, ho tante idee, ma alcune idee dovete darmele anche voi, perché non vorrei fare cose fatte rifatte, vorrei sicuramente fare qualcosa di piacevole a voi, che possa essere scorrevole e divertente. Quindi un video che non dovete vedere per forza perché lo faccio io, un video che vi deve piacere veramente, quindi datemi magari qualche suggerimento e tutto quanto. Avevo già pensato a una miniserie da pubblicare una volta ogni quanto mi pare, ovvero In Cucina con Mateusz. Vedo che tutti fanno sti cazzo di video dove mangiano, io invece voglio fare un video dove cucino, e poi mangiate voi con l'occhio perché potete mangiare davvero. Ovviamente non so un cuoco, però voglio far vedere, cioè nel senso è una cosa che a me piace fare, che non vi ho mai detto, a me piace tanto cucinare, mangiare soprattutto. Infatti se vede sono ingrassato 38.000 kg. Però cucinare è anche una delle mie, non dico passioni, ma una cosa che mi intrattiene molto e che faccio volentieri. E vorrei farla volentieri anche con voi, magari chiacchierando, parlando del più e del meno, della situazione politica, economica, dell'Uganda. Michele DG28, che spero non sia, no perché quello è DPG, quindi DG in centro cazzo. Ci hai pensato anche te? Sì, no, ma siamo proprio collegati. Mi chiede: vivi ancora a Roma? No, ho risposto prima, ti rispondo anche adesso. No, non vivo a Roma, sono a Lucca stabile da luglio. E tra l'altro appunto oggi è 31 ottobre e sono iniziati i comics. Questo video forse lo vedrete oggi per voi, primo novembre, al massimo dopo domani, ma in realtà oggi sempre, per chi lo vede, 2 novembre, che tra l'altro è il compleanno di mamma. Ciao mamma, tanti auguri. Sono a Lucca e quindi mi troverete anche a Lucca Comics. Pubblicherò una storia per Beccast, forse una sigaretta, forse un caffè, due cannette, un po' di raglie, due birette, e andiamo tutti a stire a casa poi, va bene? Così ci facciamo una chiacchierata, ci salutiamo e bella ragaz. Comunque ragazzi, niente, questo era un breve video così, proprio alla mano per... Dicevo, questo era solo un breve video così per aggiornarvi un po' su come è andata la vita e come andrà la vita in futuro, soprattutto per quanto riguarda la vita di YouTube. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like. Prima sicuramente avete visto un pop-up di una persona che fa così, dicendo lasciate un like. Indovinate voi chi è. Esatto, io non vi dirò chi è, lo dovrete indovinare voi. Il primo che indovina, una frittella alla fragola. No, perché mangia lei, al limone, all'arancia, insomma come cazzo vi pare. Lasciate un like, iscrivetevi al mio canale personale, voglio tanti iscritti quanti sono le visualizzazioni di questo video, quindi non deludetemi, e tanti sweat coin, come vi avevo detto, di quante sono le visualizzazioni di questo video. Quindi mi raccomando, non deludetevi, non costa nulla, un bacione e ci vediamo alla prossima puntata, che spero sia a breve.